Situazione più grave del previsto nella galleria Predelle. La provincia farà costruire un bypass in attesa di trovare l'ingente finanziamento necessario per la messa in sicurezza del tunnel. Sabato 3 maggio il comune di Varsi e la parrocchia commemorano il centenario della nascita dell'illustre concittadino Monsignor Quirino Paganuzzi. La cerimonia si terrà presso la sala consiliare dalle 9.30. È stata una serata di riflessione quella di ieri a Borgo Taro, promossa dal Centro Culturale Don Antonio Beccarelli con alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Domani sera a Berceto dalle 20.30 è prevista una riunione di tutti i volontari della sezione della Croce Rossa locale per discutere tra l'altro dei festeggiamenti per il 40° di fondazione. L'onorevole del PD Patrizia Maestri, in una interrogazione al Ministero dell'Interno, ha chiesto al governo rassicurazioni sul pagamento dell'affitto della sede dei Vigili del Fuoco di Borgo Taro. Domani il seminario di Bedonia festeggia San Marco. Nel pomeriggio si terrà un incontro di studi intitolato La via marchesana tra storie e religione con Giuseppe Cattane e Monsignor Domenico Ponzini. Buonasera, benvenuti al TG di RTA. Apriamo con una notizia sicuramente poco rassicurante. La situazione infatti è più grave del previsto, di quanto poteva essere in un primo momento. Stiamo parlando della galleria Le Predelle. La provincia farà costruire un bypass in attesa di trovare l'ingente finanziamento necessario per la messa in sicurezza di questo tunnel che è a rischio chiusura. Sentiamo. La provincia di Parma ha predisposto la costruzione di un bypass viario per aggirare la galleria delle Predelle nei pressi della frazione borgotarese di Rocca Murata, che collegandosi al vecchio tracciato dell'ex statale 523 unirà il tratto antecedente all'imbocco del tunnel sul lato borgotaro all'attuale svincolo per Gorro. Il provvedimento si è reso necessario in quanto i lavori in corso per il consolidamento della galleria hanno portato alla luce una situazione molto più grave del previsto, alla quale non si può porre rimedio con i soli 350.000 euro stanziati per l'opera, ma occorre una cifra molto maggiore. Si parla di 5 volte tanto. Una cifra che la provincia non ha attualmente a disposizione, mentre esiste la possibilità che per motivi di sicurezza si debba chiudere al traffico la galleria. A questo punto, per non lasciare isolata non solo una vallata ma un intero territorio, abbiamo pensato di condividere con i sindaci una proposta di viabilità alternativa, che è appunto la realizzazione di questo bypass che a valle della galleria, diciamo, aggirerà la galleria stessa. Il bypass deve essere una soluzione provvisoria, fino a quando non saranno intanto trovate le risorse per intervenire in modo definitivo all'interno della galleria, e provvisoria fino a quando gli stessi lavori non saranno ultimati. Il timore pertanto è che, oltre all'allungamento dei tempi di percorrenza conseguenti al dover transitare attraverso il bypass, non vi è certezza sulla durata della provvisorietà, poiché oltre al periodo necessario per i lavori di messa in sicurezza della galleria non si sa quando sarà possibile reperire i fondi occorrenti ad eseguirli. Quindi urgente comunque trovare una soluzione che garantisca la viabilità, una viabilità che quindi trovi una sua continuità, che non vada verso, come abbiamo già vissuto, come il nostro territorio ha già vissuto in anni passati, delle situazioni di isolamento che non sono assolutamente accettabili e che devono vedere tutti gli amministratori di questo territorio impegnati invece alla ricerca di soluzioni progettuali e alla ricerca di risorse finanziarie che in questo momento mettano in sicurezza e garantiscano la percorribilità di quel tratto, ma che da subito ci vedano impegnati, dicevo, nella ricerca anche di quelle soluzioni tecniche ed economiche che consentano di ripristinare al meglio la viabilità anche in quel tratto. E su questo io credo che già da oggi invece dobbiamo lavorare tutti insieme, naturalmente per non fermarci alla situazione, alla soluzione alternativa che oggi viene prospettata, ma una soluzione che sia poi invece risolutiva di quella situazione, per garantire il miglior transito possibile, non solo in sicurezza ma anche il migliore in termini di tempi di percorrenza. Le problematiche relative a questa zona però non riguardano solamente la galleria stradale, ma anche il parallelo tunnel ferroviario, che negli ultimi anni ha richiesto lavori di manutenzione per una cifra ingente.
ingegnere, il tecnico di RFI, oggi ci ha ricostruito quelli che sono stati gli interventi fatti da RFI all'interno anche della galleria ferroviaria. È stato ribadito che dal 2009 ad oggi sono stati investiti circa 5 milioni di euro per ricostruire una nuova centinatura, quindi una ricostruzione strutturale della galleria stessa. Ma ancora da fare, solo un tratto che verrà completato nella prossima pausa di agosto per completare la centinatura. Quindi la galleria oggi, dopo questo intervento, diventerà un tutt'uno che da un completamente riqualificata, proprio per continuare a consentire nel miglior modo possibile il transito anche ferroviario. Sorge a questo punto l'interrogativo sul perché sia il tunnel ferroviario, che costruito nel 1892 non ha avuto problemi per oltre un secolo, sia la galleria stradale realizzata alla metà degli anni 90, si presume secondo i più moderni criteri ingegneristici, abbiano iniziato contemporaneamente nell'ultimo decennio a presentare delle criticità. Ecco, qui si tratta in modo del tutto preventivo di prevedere questa soluzione in grado naturalmente di scongiurare quello che potrebbe essere un dato irreparabile per tutti noi. Sapendo che ci saranno delle concause che andranno verificate, studiate, analizzate, perché alla fine la presenza peraltro di Ferrovie dello Stato sta a significare che c'è un comparto di viabilità su strada e su rotaia che merita tutta l'attenzione. Sappiamo come Ferrovie dello Stato dal 2002 ad oggi abbia speso molte risorse sulla galleria, altrettante certamente in tono minore l'ha fatto la provincia per mantenere le predelle. È chiaro che bisognerà poi trovare un momento nel quale Ferrovie e Provincia dovranno interloquire per stabilire se ci sono delle cause esterne a tutto quello che abbiamo visto e stiamo vedendo. E ora a Varsi, dove il comune e la parrocchia di San Pietro Apostolo commemorano il centenario della nascita dell'illustre concittadino Monsignor Quirino Paganuzzi. È una giornata ricordo intensa che inizia nella sala consiliare di Varsi il prossimo 3 maggio, domenica alle 9.30, con la convocazione informale del Consiglio. Poi alle 10, sempre nel Palazzo del Municipio, ci sarà l'accoglienza delle autorità da parte dell'assessore alla cultura Giambattista Rambaldi. Alle 10.15 i saluti istituzionali del sindaco Ghidoni e del vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari. Alle 10.30 commemorazione da parte di Bernardino Paganuzzi. Alle 10.45 sarà scoperta la lapide intitolata a Monsignor Paganuzzi, con intitolazione Parco Giochi a Monsignor Paganuzzi per l'appunto. E poi alle 11 nella chiesa parrocchiale si terrà la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Giorgio Corbellini, vescovo di Abula e presidente dell'ufficio del lavoro della sede apostolica e dell'autorità di informazione finanziaria dello Stato Città del Vaticano. Ovviamente la cittadinanza è invitata. Cambiamo pagina e parliamo della Resistenza, una serata di riflessione, quella di ieri promossa dal Centro Culturale Don Antonio Beccarelli e in qualche modo ha aperto a Borgo Taro le celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile. Una serata di riflessione promossa dal Centro Culturale Don Antonio Beccarelli presso Biblioteca Manara ha aperto a Borgo Taro le celebrazioni per il 69esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Un incontro durante il quale è stata proposta la lettura di una selezione delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana effettuata da figli o nipoti di partigiani combattenti. Noi pensiamo che questo testo bellissimo, Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, conservi in sé le motivazioni più profonde che hanno ispirato la scelta di tanti giovani, ma anche di tante donne, per abbracciare l'ideale resistenziale. Sono le ultime parole scritte poche ore prima di morire, e quindi vengono fuori veramente le motivazioni più profonde, più intime di questa scelta. Motivazioni che presentano tutta una serie di aspetti comuni.
Intanto la consapevolezza profonda di stare vivendo una scelta per il bene delle generazioni future. L'altro dato estremamente importante è che in queste lettere non c'è assolutamente traccia né di odio né di rancore. E l'altro elemento è in qualche modo la sicurezza della propria scelta ideale, confermata anche poche ore prima della morte. Ecco, c'è un altro sentimento in queste lettere ed è la tristezza nel pensare al dolore che questa scelta ha provocato nelle famiglie, in modo particolare nel cuore delle mamme che aspettano ancora una volta trepidanti il ritorno appunto del proprio figlio o della propria figlia. Ecco, quindi è certamente queste 101 lettere sono certamente una storia drammatica, ma in queste pagine ci sono delle luci bellissime. Per esempio, il senso della speranza, la preoccupazione del futuro delle generazioni e anche la forza di questa scelta che è pagata fino alle estreme conseguenze. Direi che in queste pagine noi dobbiamo trarre una lezione fondamentale ed è questa la lezione, che questo mondo di libertà ci è stato affidato da questi uomini e da queste donne. Adesso sta a noi rendere questo mondo più bello e più giusto. E sempre parlando delle celebrazioni legate alla Resistenza, il 25 aprile, alla festa di Liberazione, domani, come abbiamo già avuto modo di dire nel TG di ieri sera, tanti momenti in moltissimi comuni della Valtaro e della Valceno. Sabato invece poi sarà presentato il volume La Resistenza nelle nostre montagne alle ore 17 nella sala convegni dell'Unione dei Comuni a Borgo Taro presso Palazzo Tardiani. Saranno presenti gli autori del libro, che sono Stefano Rotta e Luca Pezzani. Interverranno il primo cittadino di Borgo Taro Diego Rossi e il vicepresidente della provincia Pierluigi Ferrari. E adesso a Berceto, dove il gruppo locale della Croce Rossa Italiana organizza alle 20.30 di domani, venerdì 25, nella sede di via Salita Pietro Silva al numero 2, una riunione di volontari. L'ordine del giorno prevede l'organizzazione della festa per il 40° di fondazione, la situazione dei turni, l'aggiornamento sulla privatizzazione della Croce Rossa, varie ed eventuali. E il Comune di Bedogna ricorda che il 30 di questo mese scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al centro estivo per quest'anno, servizio rivolto ai bambini frequentanti sia il nido d'infanzia che la scuola dell'infanzia. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso l'ufficio segreteria del Comune, dove si potranno ricevere anche le ulteriori informazioni del caso.